jungle. Francesca Pete al Grande Fratello VIP è rimasta solo 2 settimane, ma si è comunque parlato molto di lei. All'inizio della sua avventura nel reality condotto da Alfonso Signorina, ha avuto problemi soprattutto con Tommaso Zorzi, che però poi su di lei ha cambiato opinione. Entrata dalla famigerata porta rossa del Grande Fratello, Zorzi l'aveva considerata una come vittima sacrificale. Appena sono entrata ha fatto sapere in un'intervista a chi mi aveva addocchiato come la prima vittima sacrificale in quanto non famosa come altri concorrenti. Poi gli ho dato filo da torcere e, tra liti e scherzi, forse ha capito che potevo essere un'ottima complice. Penso sia intelligente. Del resto, chi cambia opinione lo è. Ha iniziato lui a provocarmi. Io gli ho solo fatto capire che non poteva mettermi i piedi in testa. Le liti sono servite a conoscerci meglio. Gli altri concorrenti non sono stati da meno. Nella casa si sono formati gruppetti, che si spalleggiano a vicenda. L'unica a mantenere la sua posizione è stata Quella. Appena l'hanno eliminata ha esultato, ma è rammaricata perché in sole 2 settimane non è riuscita a farsi conoscere come voleva. Appena sono uscita mi sembrava di volare, rivedere i miei cari, fare quello che voglio. Insomma, la libertà in generale è impagabile. Non posso negare che, se fossi stata più a lungo, vi avrei regalato molte più emozioni. Dietro a Francesca con la K c'è un mondo e 2 settimane non sono mica sufficienti per visitarlo tutto.